L'università e il mondo del lavoro dialogano insieme per creare delle concrete opportunità di lavoro e lo fanno attraverso il Career Drive, un percorso che vuole aiutare i neolaureati a trovare il lavoro ideale. L'incontro è stato voluto dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università D'Annunzio di Pescara, che diventa così un luogo di democrazia sostanziale, dove facendo dialogare formazione e lavoro offre a tutti gli studenti uguali opportunità. I suggerimenti è quello di aver fiducia, sarà il merito a premiarli. Professor Simoncini, che cos'è il First Career Drive? Un evento che abbiamo organizzato in collaborazione con Adecco Italia. Ti do subito la finalità, che forse è la cosa più importante, quella di valorizzare secondo me, i nostri laureati, sia della specialistica che della base. In particolare vorremmo valorizzare tutto il lavoro che viene fatto prima di questa fatidica laurea, quello delle famiglie e quello dell'università, che cerca ovviamente di portarli sul mercato del lavoro con una preparazione adeguata. E come nasce questa idea? Questa idea nasce parlando con alcune persone di Adecco e avendo visto che in molte università italiane fanno già degli incontri di una giornata su questo. La nostra idea è di trasformare questi incontri di una giornata in un vero e proprio percorso, in un training. Infatti l'idea potrebbe essere quella di ampliare sempre di più questa attività, facendolo diventare un training per tutti i giovani laureati di merito e spingere anche i ragazzi a avere più motivazione, soprattutto in sede di laurea. Quanto è importante oggi che il mondo della formazione dialoghi con il mondo del lavoro? Direi che tra le varie cose importanti che ci sono nel sistema formativo attualmente è il più importante, perché siamo consapevoli che i nostri studenti devono essere, una volta acquisita la laurea, devono essere competitivi non più in un mercato del lavoro nazionale, ma in un mercato del lavoro globale. I suggerimenti è quello di aver fiducia. La prima cosa che diciamo è quella che è importante la competenza, la preparazione. Perché attualmente, anche se a loro può sembrare che non sia così, in realtà sarà il merito a premiarli, perché appunto in un mercato dove c'è competitività, per forza di cose quello che emerge è il merito. Quindi assolutamente la preparazione, e poi dico ai giovani sempre, dopo aver acquisito i saperi, bisogna anche buttare il cuore oltre l'ostacolo, cioè avere speranza. Sono stata molto contenta di vedere che loro hanno questa speranza, sono ancorati fortemente alla tradizione, fanno molto spesso riferimento alla famiglia, però sono disponibili appunto a buttare il cuore oltre l'ostacolo, e di questo sono veramente orgogliosa, perché significa che un minimo di contributo l'abbiamo dato anche noi come formatori. Come è nata questa idea e cosa pensate di ottenere da questo incontro? I giovani hanno necessità di avere degli strumenti per affrontare al meglio le sfide professionali che avranno di fronte nei prossimi anni al termine della laurea. Queste giornate serviranno a far sì di dare consapevolezza ai laureati, ai laureandi che aderiscono a questo programma, di come poter affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali, come ci si pone di fronte a un colloquio di lavoro. Siamo particolarmente sensibili a questo tema proprio in un periodo in cui la disoccupazione giovanile è molto elevata. In Italia siamo oltre il 40%, ma il problema non è solo italiano, è un problema anche europeo. Il 24% dei giovani in Europa è disoccupato, il 15% negli Stati Uniti è disoccupato, quindi è una problematica che riguarda non solo l'Italia. Ecco, le tre regole d'oro per i giovani per presentarsi ad un colloquio di lavoro, quali sono? Avere ben chiaro chi si ha di fronte, quindi quando vado in un'azienda devo sapere chi è l'azienda, quali sono le loro posizioni aperte, per cosa mi stanno cercando. Devo avere consapevolezza di quali sono i miei punti di forza e le mie aree di miglioramento, e quindi sapere che se voglio lavorare in una determinata azienda che magari richiede per forza una conoscenza o una competenza particolare, ad esempio di una linguistica, dovrò approfondire, avere molta padronanza di quella competenza linguistica. E poi ci sono sapere che soprattutto
i primi 90 secondi, i primi due minuti di un incontro possono lasciare il segno. Come mai una multinazionale come la L Foundry partecipa a questo appuntamento organizzato all'interno dell'Università d'Annunzio? Eventi di questo tipo indubbiamente sono fondamentali per l'interscambio tra mondo del lavoro e mondo accademico, per permettere soprattutto ai ragazzi di avere un progetto chiaro per quanto riguarda le proprie aspettative e il proprio futuro. Fondamentale che i ragazzi si creino la giusta aspettativa, perché di fatto spesso scopriamo che anche ragazzi che vengono dal territorio di fatto poi non conoscono le aziende e le attività che si fanno all'interno. Tante volte i ragazzi hanno timidezza, non dimestichezza nel raccontarsi in qualche modo le competenze che hanno acquisito e quello che sono. Noi daremo dei consigli in qualche modo in maniera tale da evidenziare i propri punti di forza e raccontare meglio quello che si è, quello che si vuole fare. È un giovane neolaureato, come deve raccontarsi? Aprendosi. Le aziende non hanno un'unica tipologia di necessità al proprio interno, serve il ricercatore, quindi il tipo magari più introverso da lavorare in laboratorio, serve la persona che sappia lavorare in team, può servire una persona che abbia invece un tasso di innovazione, di innovativa nelle proprie attività più alto rispetto alle altre, quindi in contesti ancora più particolari. Quindi dipende poi da quello che in particolare l'azienda sta cercando in quel momento, che i ragazzi abbiano bisogno di aprirsi in questo modo. Perché avete deciso di partecipare al Career Drive organizzato dall'università? Beh, sicuramente perché era un'iniziativa assolutamente nuova, particolare, che ci ha coinvolto immediatamente. Ci sembrava un'opportunità da cogliere sia per metterci in gioco che per cercare di far fruttare quelli che sono stati i nostri impegni durante, insomma, questi anni universitari, e cercare quindi di ottenere un riscontro diretto comunque con le aziende e con il mondo del lavoro che dovremmo appunto incontrare. In che modo vi presentate alle aziende in questo speed date? E attraverso il colloquio e con tutte le nostre capacità e competenze che comunque abbiamo acquisito nel corso del nostro cammino di università e con le varie stage e tirocini che ognuno di noi ha fatto. Cercherò di mostrare alle aziende che noi giovani siamo comunque le risorse che devono essere utilizzate per poter creare qualcosa di importante, anche di innovativo, e mandare avanti un po' quello che è il mondo del lavoro, portando un superamento di quella che è la crisi che ci ha coinvolti. La cosa più importante per noi è trasmettere che esistono possibilità in un momento molto di crisi, è molto fragile per loro, quello che loro forse hanno bisogno di sentirsi un po' protetti, e la protezione viene dal far sapere che ci sono delle possibilità anche nel lavoro autonomo, nell'attività d'impresa, però questo lo puoi fare se assumi coraggio e motivazione, e quindi per noi il punto fondamentale è quello di aiutare questi ragazzi ad avere coraggio. Sono bravi, bravissimi, ma se nessuno glielo dice che il coraggio è una cosa fondante, non uscirà mai fuori, non emergerà mai. Quindi il nostro lavoro è questo, aiutarli ad avere coraggio. Some reasons, some have been there for...